Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono 148 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.103 tamponi. I positivi sono pari al 4,76% del totale dei nuovi casi. 72 riguardano la provincia di Teramo, 39 quella dell'Aquila, 21 il Pescarese e 15 il Chietino, mentre per un paziente sono in corso accertamenti sulla residenza. Si registrano due decessi recenti, un 69enne dell'Aquilano e una 82enne della provincia di Chieti. Il bilancio delle vittime sale così a 493. Gli attualmente positivi sono 2.294, 169 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono in ospedale in terapia non intensiva e 13, più 2 rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. Gli altri 2.112 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.180. 86, con un aumento di 12 rispetto a ieri. I nuovi casi di oggi hanno una età compresa fra i 3 e gli 89 anni. La ASL di Chieti ha sospeso temporaneamente la somministrazione dei vaccini e le prenotazioni. La denuncia arriva dal capogruppo in Consiglio regionale ed ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, a seguito della nota con la quale il direttore sanitario della ASL Muraglia ha comunicato le problematiche di approvvigionamento. Il servizio di Giuseppe Dintino. Vaccini esauriti, mentre da ogni lato si consiglia a tutti, non solo ai soggetti più a rischio, di farsi l'iniezione antinfluenzale, la ASL di Lanciano Vasto Chieti annuncia, a soli 2 giorni dal Vaccination Day, la sospensione della distribuzione dei vaccini. A causa della notevole richiesta, si legge nel comunicato, le ditte farmaceutiche hanno momentaneamente sospeso le consegne. Si prevede di riprendere tale attività, fanno sapere dalla ASL, nelle prime settimane di novembre. Già nei giorni scorsi, infatti, i farmacisti avevano lanciato l'allarme. Siamo a corto di dosi, aveva detto il presidente di Federfarma ai nostri microfoni, così non riusciremo a vaccinare tutti. E adesso la conferma di quanto era temuto. L'ex assessore regionale alla sanità e capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, va all'attacco. È un problema nazionale, certo, ha detto il consigliere, ma l'Abruzzo è ultimo in Italia. Un atto gravissimo che noi avevamo purtroppo denunciato e previsto per tempo, e dappertutto sta accadendo in questa regione. Le segnalazioni di cittadini che non riescono a vaccinarsi, di medici che non hanno le dosi, di farmacisti che non hanno le dosi, nei distretti anche delle nostre strutture sanitarie e di È una cosa molto molto grave. Noi abbiamo ricordato che a luglio erano arrivati tardi nella programmazione delle dosi da acquistare. Hanno chiesto gli stessi numeri di dosi degli anni precedenti senza Covid. È chiaro che quest'anno ci sarebbe stata ovviamente un incremento delle richieste. Siamo stati l'ultima regione per tempo e per richieste di quantità. Una vera e propria vergogna. Marsilio si deve occupare delle cose serie, non di fare delle convenzioni allucinanti e illegali come quelle fatte con il Napoli. Questa è una cosa seria. Si deve occupare delle cose serie quando ci sono 4,1 milioni di euro di donazioni private che non ha utilizzato per il Covid. E intanto tante migliaia di persone aspettano il vaccino per l'influenza. E due giocatori della squadra giovanile del Teramo, partecipanti al campionato Primavera 3, sono risultati positivi al Covid-19, un tampone effettuato ieri in seguito alla sintomatologia emersa da uno dei ragazzi che viveva nello stesso appartamento. A comunicarlo è stata la stessa società sportiva che, da protocollo, ha disposto l'isolamento fiduciario per tutti i tesserati e lo staff tecnico della squadra Berretti, in attesa di effettuare il tampone di controllo programmato per lunedì prossimo. Si comunica altresì, recita il comunicato della società, che la serie di tamponi cui è stata sottoposta la prima squadra ieri a 48 ore dalla gara di campionato, come previsto dal protocollo federale, ha dato nuovamente esito negativo per l'intero gruppo squadra. Si precisa inoltre che la prima squadra nelle ultime settimane non ha avuto alcun tipo di contatto con la rosa Berretti, né tramite allenamenti né attraverso alcun aggregato. Cambiamo decisamente pagina. Il neosindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha presentato la sua squadra di governo, composta anche da due esterni. Paolo De Cesare è stato confermato vice sindaco, così come era da accordi alla vigilia del voto. In giunta anche il Movimento 5 Stelle, il servizio. Fumata bianca a Chieti, il capoluogo teatino, ha un nuovo governo. Presentati gli assessori del sindaco Ferrara, questa mattina lo scalo.
una squadra soprattutto estremamente volonterosa e entusiasta di iniziare subito a lavorare. L'entusiasmo e anche la gioventù di alcuni elementi della giunta fanno sinceramente ben sperare in un lavoro fattivo, ma soprattutto io ho necessità, e lo faccio per deformazione anche professionale, che le cose comincino a quadrare da subito. Martedì saranno ufficializzate le deleghe e già giovedì prossimo dovrebbe riunirsi al Teatro Marrucino il primo consiglio comunale. Stefano Rispoli e Chiara Zappalorto del Partito Democratico saranno rispettivamente assessore ai lavori pubblici e assessore all'ambiente e alla cooperazione internazionale. La lista Chieti per Chieti sarà rappresentata in giunta da Anna Teresa Giammarino, che si occuperà di istruzione pubblica. La sinistra con Diego ha avanzato il nome di Mara Maretti, docente di sociologia alla D'Annunzio, come assessore esterno. In giunta anche Enrico Raimondi, che si occuperà di affari legali e personale. E mentre Ferrara dovrebbe tenere per sé alcune deleghe, come quella all'urbanistica, spazio anche ai 5 Stelle, Giancarlo Cascini sarà assessore alla sanità. Paolo De Cesare invece sarà vice sindaco, ma anche assessore alla cultura, alle attività produttive e al turismo, mentre Manuel Pantalone avrà la delega al commercio. Io sarò vice sindaco con anche funzioni di assessore, avrò diverse deleghe, sono contento per il lavoro che abbiamo svolto, ma la vera sfida inizia oggi nell'andare a amministrare questa città, che ha bisogno di urgenti risposte a favore dei cittadini. De Cesare ha poi convinto la commercialista Tiziana Della Penna ad accettare la carica di assessore esterno con delega al bilancio. Non entro nel tecnico e nel merito perché devo ancora conoscere tutto, è stato un incarico veramente all'improvviso, non mi aspettavo e quindi non conosco assolutamente ancora nulla. Quella al bilancio è una delle deleghe più delicate a Chieti, soprattutto per quanto riguarda il prestito di 14 milioni e mezzo di euro chiesto a Cassa Depositi e Prestiti come ultimo atto dell'era di Primio. Dalla verifica delle finanze è emerso che c'è un ammanco di 6 milioni di euro, insomma, la verifica di cassa abbiamo già questo vulnus iniziale, al quale spero non si aggiungano altre criticità. Certamente non iniziamo in un clima, almeno per quanto riguarda il fatto economico, non iniziamo in un clima allegro. E Luigi Febo, il più votato del centrosinistra, sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Una strada pericolosa alle porte di Colle Corvino, in provincia di Pescara, in cui in un passato anche recente si sono verificati incidenti stradali gravi. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che con alcuni residenti chiede la messa in sicurezza alla provincia. Il servizio di Paolo Renzetti. Una strada pericolosa, la denuncia arriva da alcuni residenti, cittadini di Colle Corvino, che oggi sono qui a manifestare nei pressi della provincia di Pescara. Consigliere Pettinari, è stata firmata anche una petizione. Sì, parliamo della strada provinciale Viale dei Pini che conduce a Colle Corvino dal civico 10 al civico 120, una strada pericolosissima dove le macchine sfrecciano ad oltre 120-130 km all'ora. Potete immaginare il rischio per l'incolumità pubblica di questi residenti. Non c'è un marciapiede, bambini, adulti, perché un centro urbano, sono costretti a camminare sul ciglio della strada con il rischio di essere veramente investiti. Ci sono stati tanti incidenti, di troppi incidenti. Noi cittadini hanno presentato una petizione con oltre 259 firme, presentate al sindaco, al presidente della provincia, che è la stessa persona. Un mese e mezzo, a luglio, siamo stati qui ad incontrare il presidente della provincia e abbiamo posto delle richieste e delle proposte: l'installazione di una telecamera per verificare la velocità, l'installazione di cartellonistica e colonnine lampeggianti per fare da deterrente, tutto ciò che si può fare per evitare e limitare la velocità, e soprattutto l'installazione di un marciapiede. Lì non c'è un marciapiede.
era stato preso un impegno, purtroppo ad oggi non abbiamo visto nulla e quindi siamo stati costretti a scendere in strada, in piazza e a manifestare con questi cittadini. Lei è una residente di Colle Corvino, abita proprio nei pressi di questa strada. Insomma, voi avete firmato questa petizione perché siete preoccupati proprio per l'incolumità anche dei cittadini. Sì, io non è da adesso che sto facendo questa, tra virgolette, battaglia. Sto insistendo un po' di più da 4 anni a questa parte perché ho rischiato che mio figlio finisse investito lungo quella strada mentre aspettava il pulmino che lo portava a scuola e sinceramente non mi sta bene. Credo che a nessun genitore sta bene questa cosa. È un centro abitato, è la linea continua, senza marciapiedi, non c'è nulla dove ti puoi accostare. I ragazzi o le persone sono costrette a prendere il pullman davanti, proprio sul ciglio della strada, perché non c'è neanche una rientranza. Io ringrazio il sindaco, nonché il presidente della provincia, che ci ha accolto il 20 luglio dove abbiamo fatto queste richieste, lo ringrazio tantissimo, però dal 20 luglio ad oggi non è stato fatto nulla. Penso che si rischia tanto. Il centro-sinistra a Pescara denuncia il mancato coinvolgimento nelle scelte dell'amministrazione Masci. Non basta solo abbattere, dicono appunto dal centro-sinistra. Vediamo. Blasioli, si parla tanto di riqualificazione dei quartieri periferici di Pescara, non solo del quartiere di Rancitelli. Ci sono dei fondi CIPE disponibili, però voi denunciate un mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, mancato coinvolgimento dei cittadini e anche delle forze politiche di opposizione. Intanto diciamo che sono arrivati 15 milioni e 200 mila euro per l'abbattimento dei 3 famosi palazzi di Viale Lago di Borgo, quelli sfollati nel 2017. Le avevamo chiesto noi come comune di centrosinistra, ci ha lavorato la regione di centrosinistra, oggi sono arrivati, c'è il decreto e siamo molto felici per questo. Noi chiediamo invece di essere coinvolti non solo come gruppi consigliari al comune, ma anche come cittadinanza tutta nelle scelte urbanistiche, perché non sono solo scelte urbanistiche che necessiterebbero naturalmente del passaggio in consiglio comunale, ma sono scelte che riguardano i carichi antropici, la qualità della vita delle persone, anche aspetti sociali, oltre che naturalmente il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti. È quello che invece non c'è stato. Con una delibera del 14 di ottobre, l'ATER di Pescara, sentendo il sindaco Masci e il presidente del consiglio Sospiri, decide all'insaputa di tutti, quello che bisogna fare con questi soldi. Abbattere le 3 palazzine di Viale Lago di Borgiano, su cui noi invece diciamo di fare velocemente perché sono pericolanti dal 2017, e di non ricostruire lì perché c'è un carico antropico pesante, ma vogliamo decidere con loro dove andare a realizzare le nuove palazzine. Non può essere, come hanno già deciso, che le nuove palazzine vanno realizzate sempre all'interno di insediamenti popolari, come qui alle Gescal, proprio di fronte alla scuola, in un altro spazio verde, dove dovrà nascere ancora vicino un altro supermercato che è pure molto contestato, o ancora, per esempio, in maniera molto grave, tra Via Tavo e Via Trigno, cioè a pochi passi dal ferro di cavallo. Insomma, sono delle scelte che noi vorremmo condividere, soprattutto perché questo decreto prevede il consumo di suolo zero. Presentato oggi a Pescara il film Troppa Famiglia, diretto dal regista Pierluigi Di Lallo e prodotto dalla Gatto Film. Le riprese si terranno nel paese di Rapino, nel Chietino, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Vediamo. Mi ha appassionato la storia, mi ha appassionato e mi ha fatto innamorare di questa regione fantastica, dove mi sono reso conto che è praticamente ideale per girare film, perché a mezz'ora stai al mare, a mezz'ora stai in montagna, quindi un territorio meraviglioso a 2 ore da Roma, e questa è una storia che sarà un po' anche apripista di un progetto che faremo per i prossimi anni, un progetto industriale che porteremo film nazionali e internazionali qui sulla regione, proprio per valorizzare il territorio. Sarà Rapino, piccolo centro in provincia di Chieti, il set cinematografico per la realizzazione del film Troppa Famiglia, diretto dalla regista Pierluigi Di Lallo e prodotto dalla Gatto Film. Una grande occasione per propagandare le bellezze della nostra regione nell'ambito di un progetto inserito nell'Abruzzo Film Commission. Stiamo soprattutto iniziando un percorso importante che si concretizzerà con la prossima programmazione, dove abbiamo messo risorse importanti sulla Film Commission, perché riteniamo che
tramite questo strumento l'Abruzzo possa esaltare le sue bellezze. D'altronde i risultati di questi 20 mesi di attività di promozione credo che si stanno vedendo. Un film diventa uno strumento di comunicazione per arrivare al cuore dei cittadini, non solo per valorizzare l'aspetto del nostro territorio, ma nasce soprattutto con l'idea di diffondere nell'opinione pubblica le buone pratiche ambientali, quindi l'importanza del tema attuale che sono i cambiamenti climatici, quindi nasce proprio da questa esigenza. Ed ora lo sport, Serie B, il Pescara esce sconfitto dalla gara dello Stadio Atletico Cornacchia con l'Empoli per 2-1. Possiamo vedere le immagini salienti di questo match, al quale il Pescara arrivava senza Bellanova, fermato dal Covid, senza gli attaccanti Seter e Asensio, spazio a Ventola in difesa con Drudi, con Bocchetti e con Masciangelo, spazio in avanti a Bocic che gioca da centravanti proprio al posto di Asensio. Asensio e Seter, i due grandi assenti. Maestro e Galano alle spalle di Bocic, a centrocampo Valdifiori, Omeonga e Busellato, parte della panchina Memusciai e parte male il Pescara che dopo 6 minuti è già in svantaggio sugli sviluppi di un corner. Omeonga perde la marcatura di Romagnoli che senza saltare colpisce di testa e indirizza la palla nell'angolo basso alla sinistra di Fiorillo. Imprendibile il colpo di testa dell'ex Simone Romagnoli a Pescara nell'anno della promozione con Zeman, stagione 2011-2012. Ecco qui il gol di Romagnoli con la marcatura persa da Omeonga. Il Pescara stenta ma pian piano carbura e reagisce, una conclusione dalla distanza da parte di Busellato e poi di nuovo l'Empoli con Moreo che assiste la mantia, l'uscita a valanga di Fiorillo che si rifugia in calcio d'angolo, piccolo problema alla mano ma poi proseguirà la partita di Fiorillo. Ancora Empoli che va alla conclusione con il sinistro da parte di Sturaz e la respinta di Fiorillo in calcio d'angolo. Il Pescara trova però il pareggio poco dopo la mezz'ora, al 32esimo l'assist di Ventola, la splendida giocata di Maestro, doppio passo elude Nicolao e poi sinistro fulminante che prende in controtempo Brignoli, l'estremo dell'Empoli, ed è il pareggio del Pescara, 2 gol su 2 in campionato per Fabio Maestro, solo lui a segno in cadetteria con la maglia biancazzurra. Ecco qui la splendida rete di Maestro, un sinistro potentissimo, nulla da fare per Brignoli e poco dopo il Pescara potrebbe addirittura raddoppiare e andare in vantaggio su questo lob velenoso di Galano. Brignoli vola e si rifugia in calcio d'angolo. Buon finale del primo tempo per la squadra di Massimo Oddo, un altro tiro dalla distanza sempre di Fabio Maestro, pallone che però si perde a lato, ma insomma piede caldo, anzi piedi caldi per Maestro, destro e sinistro. Ancora il Pescara con questa conclusione di Galano, bloccata in 2 tempi da Brignoli. Buono il finale di tempo, come detto, della squadra biancazzurra, proprio sul fischio finale lo spunto di Busellato e Galano che si vede ribattere in calcio d'angolo la conclusione. Pescara che riparte bene anche nel secondo tempo, a fondo di Masciangelo e conclusione maldestra di Miloš Bocic, poi però torna a salire in cattedra l'Empoli. Questo è un cross di Fiamozzi, colpo di testa di Lamantia, pallone alzato in calcio d'angolo da Fiorillo, un po' il campanello d'allarme, il preludio al gol del vantaggio dell'Empoli che arriva al 18esimo della ripresa, cross teso di Fiamozzi, gran stacco di Moreo che salta tra Drudi e Bocchetti, anticipa Drudi, palo rete, imprendibile anche questa conclusione di Moreo per Fiorillo, cross di Fiamozzi e Moreo incorna benissimo palo rete. Qui si spegne sostanzialmente il Pescara che avrebbe circa mezz'ora per rimontare, ma si spegne la verve della squadra biancazzurra che non riesce più a trovare degli spunti interessanti per impensierire Brignoli. Qui ci prova Bocic che conclude alto dal limite, ancora una conclusione dalla distanza bloccata in 2 tempi da Brignoli con Olivieri dell'Empoli che era rimasto a terra, poi un'altra conclusione di Memusciai, qui siamo al 93esimo nel terzo dei 4 minuti di recupero, Memusciai che era entrato insieme anche a Riccardo, insieme a Belloni, ma non c'è più tempo, il Pescara esce battuto 2-1 in questo match con l'Empoli, esulta Dionisi, tecnico della squadra toscana. Empoli in vetta con 7 punti, il Pescara che invece resta ultimo a quota 1, Empoli in vetta insieme con Cittadella
e Salernitana, quota 7 punti. Ascoltiamo le parole del tecnico Massimo Oddo subito dopo il match. Oddo, che comunque è soddisfatto della prestazione, parla di sconfitta immeritata. Abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, una sconfitta assolutamente immeritata. E avremmo meritato di vincere, ma un pareggio sarebbe stato giustissimo. Abbiamo commesso due errori e su questi due errori ci hanno fatto gol. Per il resto abbiamo fatto in sofferenza contro una squadra estremamente forte, a mio avviso, ma noi abbiamo giocato bene, viso aperta e in verità. Mi spiace per i ragazzi, perché poi ovviamente va a intaccare un pochino il morale, ma già ho parlato con loro, gli ho fatti i complimenti, perché da veramente non posso dire nulla, sono contento della prestazione. Durante la partita sono stati dei momenti in cui siamo stati in difficoltà, ripeto, contro una squadra forte. Non sottovalutiamo il fatto che davanti c'era una squadra estremamente attrezzata e quindi noi abbiamo fatto la nostra partita. È impensabile che tu possa dominare una partita a 90 minuti contro l'Empoli. L'abbiamo fatto per larghi tratti, ci sono stati momenti di difficoltà. Adesso non lo so, la devo riguardare la partita, ma probabilmente dopo il secondo gol abbiamo avuto un attimino di difficoltà, ma io ho visto una squadra che fino alla fine ci ha provato. Poi se ci attacchiamo a 5 minuti, una reazione probabilmente anche merito degli avversari, però la squadra fino al 94esimo è stata in partita e ha fatto quello che doveva fare. E in Serie C la notizia dell'ultima ora è lo spostamento dell'orario della partita di domani tra Teramo e Casertana. La gara si giocherà non più alle 17.30, bensì alle 20.30. Che nelle ultime ore è emerso un caso di positività nel gruppo squadra della Casertana. Domani la squadra campana effettuerà un ulteriore giro di tamponi e in questo caso, come da normativa recente approvata anche in Lega Pro, la squadra ospitata può chiedere il posticipo di orario o addirittura lo spostamento della gara al giorno dopo. In questo caso ha optato appunto per lo spostamento dell'orario della partita su istanza della Casertana, dunque la gara sarà alle ore 20.30. E venendo proprio su Teramo Casertana, sul fronte Teramo ha recuperato Piacentini in difesa, il tecnico Paci ha il dubbio Bombaggi, il problema alla schiena per il numero 10 che potrebbe essere sostituito da Mungo in caso di forfè. Indisponibili certi sono Gerbi, Minelli e Soprano, mentre Diachité sconterà il turno di squalifica. L'allenatore biancorosso in conferenza stampa si dice soddisfatto dell'approccio dei suoi nella settimana di lavoro. Il servizio: è stata una buona settimana. Avevo un po' paura onestamente dell'approccio, perché dopo una vittoria importante come a Monopoli pensavo di non vedere la squadra così applicata, e invece ho avuto risposte importanti. Significa che stiamo iniziando a capire che la nostra motivazione non è data dai risultati, da una vittoria o una sconfitta, ma dal processo di crescita, dal miglioramento. E è quello che ci motiva a venire al campo con la voglia di migliorare. I ragazzi stanno capendo questo, perché questa settimana si sono allenati molto bene. Insomma, questa è la base per avere una mentalità giusta. Abbiamo Bombaggi in dubbio perché ha avuto un risentimento alla schiena, ha avuto un po' di dolore alla schiena. Oggi, come al solito, i fisioterapisti dopo l'allenamento lo valutano per capire se può essere della partita o meno. L'approccio che ha avuto la squadra questa settimana è stato un approccio molto positivo. Quella è la chiave. Io spero che riusciremo a portare avanti queste settimane di allenamento così importanti, perché è l'unico momento in cui noi abbiamo il controllo. Non possiamo oggi sapere se vinciamo una partita o due, che succederà. Sicuramente se noi manteniamo questa attenzione durante gli allenamenti, noi le partite sicuramente ce le giocheremo e poi non si sa mai quello che succede, puoi anche giocare alla grande e perdere, questo è il calcio. Ma se la squadra continua ad avere questa mentalità,
nella preparazione agli allenamenti, nella preparazione, no, alle vittorie, allora sì che avremo un processo di crescita importante. Io credo che ci saranno momenti difficili, saranno inevitabili, mi aspetto equilibrio, rimanendo nella nostra filosofia, che la nostra motivazione non deve essere una sconfitta o una vittoria, non è quello che ci motiva, ma venire qua al campo per migliorare e cercare di essere la migliore squadra che possiamo essere. Quella è la nostra più grande motivazione, e se la tua filosofia è quella, io non, i momenti difficili come risultati, forse come prestazioni, ma sulla prestazione si lavora, la difficoltà saranno i risultati, perché non saranno mai il nostro controllo. Perderemo delle partite, perché tutti perdono le partite, bisognerà avere equilibrio e continuare a lavorare sul campo seguendo la nostra filosofia. Noi vogliamo migliorare per arrivare a essere la miglior squadra che possiamo essere. La Casertana gioca 4-3-3, rispetto al Monopoli è una squadra che ha più equilibrio, perché quando attacca le due mezze ali generalmente si muovono poco rispetto al Monopoli, e quindi sarà, sicuramente avremo meno spazi, sicuramente sarà una partita un po' più complicata da sbloccare. Per quanto riguarda il loro punto debole, potrebbe essere il fatto che, lavorando con una punta, la nostra costruzione del gioco potrebbe essere una buona costruzione domani, perché con i due difensori centrali, se saremmo bravi, riusciremo a mettere in mezzo il loro attaccante, quindi è una partita, dentro la tattica c'è la competizione, che è la cosa più importante. La partita più importante per noi è quella di domani, e tutte le energie sono concentrate domani. E ora la Serie D, sarà Vastese e Pineto il piatto forte per la nostra regione nella quarta giornata del girone F. Il Notaresco riceve il Fiuggi, mentre il Castelnuovo, a porte chiuse, riceverà la visita del Fanalino di Coda Agnonese per il Giulianova, trasferta molto insidiosa a Tolentino. Jacopo Forcella. Un solo derby, quello dello Stadio Aragona, come gara di cartello per la Regione Abruzzo nella quarta giornata del girone F di Serie D. Quello tra Pineto e Vastese è un match importante, specie per i biancorossi, reduci da una buona prova a Fiuggi ma usciti sconfitti a causa della rete nella ripresa di Melara. Sull'altro fronte il Pineto, senza lo squalificato Ciarcelluti, che però lontano dal Mariani Pavone ha già avuto modo di far vedere la propria pericolosità, e il Castelnuovo ne sa qualcosa. La squadra di Amaulo, dopo la sconfitta all'esordio, sta iniziando a viaggiare a marce alte per agganciare le parti nobilissime della graduatoria. Un derby importante e difficile. La Vastese, secondo me, è un ottimo organico, ha inserito qualche altro giocatore come Diallo e l'altro attaccante Martiniello e Bernardi, quindi ha messo qualche giocatore in organico. Abbiamo smaltito, mi auguro, la sconfitta casalinga nel derby con Notaresco. Sappiamo che dobbiamo lavorare per poter migliorare, quindi siamo all'inizio e dobbiamo crescere come squadra per avere, ecco, un'identità e un equilibrio nelle due fasi, sia quella di non possesso che quella nella gestione della palla. Nella Vastese, settimana che è servita peraltro a fare entrare la punta Martiniello ancora di più negli schemi di Massimo Silva, l'attaccante a Fiuggi ha sfiorato la rete che sarebbe valsa il pareggio e che sarebbe stato utilissimo in ottica classifica, aspettando ancora l'esito del ricorso della gara con Giulianova di due settimane fa. Il Fiuggi invece sarà l'avversario del Notaresco, che ad Agnone ha disputato una gara da squadra matura e che conosce le proprie potenzialità. Gli altomolisani sono in chiara difficoltà e rossoblù di Epifani li hanno regolati con uno 0-3 senza attenuanti, ma la squadra di Incocciati è ben più pericolosa e il Notaresco, specie tra le mura amiche, deve cercare di trovare gli spazi per far male, cosa che due settimane fa contro il Rieti non è riuscita. Il Castelnuovo invece, vera sorpresa di questo inizio di campionato, deve sbloccarsi tra le mura amiche e a porte chiuse. Di fronte si troverà proprio l'Agnonese, Fanalino di Coda, e che in questi giorni ha cambiato anche l'assetto societario. Importante ingressi in dirigenza, tra cui l'ex centravanti di Roma e Cagliari, più recentemente allenatore dell'Empoli, Roberto Muzzi. La New Energy, società romana, è infatti la nuova proprietaria del club alto molisano. Alla guida del sodalizio granata ha nominato Daniele Trotta, 29enne, originario di Capracotta. Trotta subentra ad Antonio Melloni, che resterà nei ranghi della dirigenza insieme al gruppo storico del club alto molisano. Dalla parte opposta, Guido Di Fabio avrà a disposizione pienamente Mario Titone, che, con ritrovato Sbarbati davanti e lo viso al centro del campo, possono
possono rappresentare un'ossatura per aspirare a grandi traguardi. Infine il Giulianova, che dopo essere stato sconfitto di misura dalla Recanatese deve cercare di riscattarsi a Tolentino, impegno complicatissimo per gli uomini di Del Grosso perché i cremisi sono partiti fortissimo, hanno 7 punti in classifica mentre i giallorossi non potranno contare sul proprio tecnico, espulso Alfadini 6 giorni fa e appiadato per un turno dal giudice sportivo. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.